ritrovati anche questa settimana una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Parleremo in particolare della coltivazione primaverile per eccellenza, l'asparago. Ci sposteremo nel cuore del Roero, nel comune di Ceresole d'Alba. Ma iniziamo con le news di Obiettivo Agricoltura. Parleremo del problema caccia nell'intervista al direttore Coldiretti Cuneo Enzo Pagliano, dei nuovi mercati di Campagna Amica di Torino, capitale dei Farmer Market. Poi di un convegno che si è tenuto a Ceva, organizzato da Asl e Coldiretti. Poi di molto altro, tra cui le manifestazioni Frutti in fiore di Ragnasco e Orto Giardino. Vino, vino e dispensa motta di Costiglione d'asti. Vediamo. La Giunta regionale ha deliberato nei giorni scorsi la possibilità di effettuare la caccia di selezione al cinghiale in forma singola, senza cani e non in squadra. Di qui la reazione degli ATC, in particolare Cuneesi, di non adesione alla, ai contenuti della delibera regionale. Ecco direttore mi sembra quasi una provocazione quella che stanno tenendo gli ATC Cunesi. Beh, innanzitutto partiamo dal grave problema che ormai assilla la nostra provincia della presenza di animali selvatici, in particolar modo di ungulati, che stanno non solo creando problemi eh, fortissimi all'agricoltura, ma a tutti, è un, è un problema, a tutti i cittadini. Vedi anche gli innumerevoli incidenti stradali che vengono provocati dalla presenza ormai di questi animali. E questa possibilità che offre la delibera regionale. Lo sappiamo perfettamente che non è una soluzione definitiva al problema, però eh, appartiene a quella sfera di iniziative che possono ridimensionare comunque il problema. Coldiretti ha scritto a tutti gli ambiti territoriali di caccia, a tutti i comprensori alpini, dicendo: Rivedete la vostra posizione. Beh, noi abbiamo stimolato eh, gli ambiti di caccia, che sono i gestori del sistema caccia, ma soprattutto del territorio, affinché. Eh, non si trincerino solo dietro questa eh, diciamo normativa un po' particolare, ma comunque usino nei limiti del possibile anche questa opportunità eh, per ridurre il numero de degli animali presenti sul territorio. C'è anche nella delibera della Giunta regionale il contenuto eh, rispetto ai caprioli, ovvero eh, non si pagherà più per cacciare capriolo. Questo anche per contenere un, un animale che comunque dà dei danni, insomma. Beh, questo era un problema che ci era stato segnalato in quanto il, il costo del prelievo per il Capriolo era una situazione che ne determinava una non corretta gestione appunto degli abbattimenti. Eh, noi abbiamo sindacalmente sostenuto in, presso la Regione affinché venisse azzerato questo tipo di contributo e pertanto... Da parte degli atticibi è la possibilità di effettuare questo tipo di selezione al capriolo che sta provocando danni, ma soprattutto il numero ormai presente sul territorio è assolutamente incompatibile con l'ambiente. Caro ecco, direttore, tra l'altro il Piemonte sarà l'unica regione, o tra le poche regioni in Italia, che non ha una legge sulla caccia, e questo da un punto di vista agricolo. Sarebbe anche importante averla perché consentirebbe di mettere a bilancio anche il pagamento dei danni all'agricoltura, cosa che oggi non è avvenuto. Sì, questo è un tema sulla quale la Regione deve velocemente provvedere perché questo tipo di assenza di normativa va spesso e volentieri a creare ulteriori criticità. Mi soffermo sul fatto che sì determinante che vengano stanziati fondi per il pagamento dei danni agricoli, ma per quanto ci riguarda continuiamo a sostenere che è assolutamente eh, più importante che prima ridimensioniamo la presenza di questi animali perché comunque c'è un'incompatibilità totale sul territorio, ormai a discapito non solo dei, eh, degli agricoltori ma di tutti i cittadini per, eh, perché provocano appunto delle situazioni eh, con gravi anche problemi come abbiamo assistito nei giorni scorsi incidenti stradali anche mortali. A Favria, la Coldiretti Torino e l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Serafino Ferrino, hanno inaugurato il mercato dei contadini. Ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 19, nel centralissimo corso Matteotti, a pochi metri dal palazzo municipale, i consumatori di Favria e dintorni hanno a disposizione le produzioni a chilometri zero di una ventina di produttori aderenti al circuito di Campagna Amica. Siamo veramente soddisfatti perché la nostra, il nostro territorio è un territorio soprattutto agricolo, insistono sulla nostra area circa 65 aziende agricole. In questo modo c'è la possibilità per alcuni giovani produttori di poter farsi conoscere e vendere i loro prodotti direttamente. Quindi un grazie diretto alla Coldiretti, in particolare al Presidente Provinciale che ci ha dato una mano per realizzare tutto questo. Quello di Favria è l'ennesimo mercato di campagna amica che viene aperto in provincia di Torino, grazie, bisogna dirlo, alla grande collaborazione che Coldiretti ha instaurato con il comune di Favria e con i produttori locali, non solo. E oggi si è inaugurata questa nuova attività che ha già visto un grande successo di pubblico, grazie anche all'impegno soprattutto delle aziende agricole che partecipano direttamente al mercato. Questo è il segnale che il progetto di campagna amica sta crescendo: cresce sempre di più, con soddisfazione sia delle aziende ma anche soprattutto dei consumatori che presso questi mercati possono trovare prodotti agricoli, locali, eh, a prezzi sicuramente vantaggiosi, ma soprattutto con una qualità e una solubilità che difficilmente si trovano da altre parti. L'obiettivo è quello ovviamente di far conoscere questo mercato, come sono già conosciuti molti altri mercati, in provincia di Torino, e far sì che i consumatori. Apprezzino queste iniziative e frequentino questi mercati per dare sia un vantaggio al produttore ma soprattutto anche al consumatore. Una rete virtuosa a fianco degli anziani per aiutarli nelle occupazioni domestiche e consentire loro di vivere a casa propria il più a lungo possibile. Sono stati presentati a Ceva i risultati del progetto Reti per la domiciliarità nel Cebano. Attivato nel 2012 dalla Comunità Montana Alto, Tanaro, Cebano, Monregalese, in collaborazione con Coldiretti Cuneo, il distretto diceva ASA CN1, realizzato assieme alle associazioni di volontariato, alle aziende agricole e alle case di riposo del territorio, il progetto appena concluso è stato un tassello importante nel mosaico della progettualità sociale di Coldiretti. L'attività di assistenza a domicilio proseguirà nei prossimi mesi grazie al servizio a casa già attivo da altro un anno e al nuovo progetto in incontriamoci nelle nostre case che partirà a breve. Un avvantaggiarsi reciproco rispetto alle aziende agricole che sono diffuse e capillari sul territorio in modo uniforme e quindi possono garantire un'assistenza un domiciliare nelle diverse forme agli anziani integrando anche il reddito e mantenendo sul territorio una presenza importante e nello stesso tempo dando un servizio eh, agli anziani, alle categorie eh, interessate. Quindi, è un modo per eh, arricchire, in qualche modo, o no, non depauperare il territorio di eh, una, rete, una rete assistenziale, una rete di assistenza in collaborazione pubblico-privato e ovviamente dà la possibilità alle persone anziane di rimanere a casa propria e di, su, in qualche modo, fruire di tutte le comodità, i comfort e anche comfort fisici e morali del, del rimanere a casa e ovviamente anche per le aziende agricole interessate di aprirsi a dei servizi nuovi, integrare il reddito e in qualche modo fare dell'economia sul territorio. Due anni di sperimentazione di questo progetto che è stato appunto un progetto pioniere, la rete che, era, che si è creata ha dato degli ottimi risultati. Questa rete è stata creata grazie alla collaborazione delle case di riposo, delle associazioni di volontariato, delle aziende agricole che hanno collaborato attivamente col servizio socioassistenziale che si è fatto un po' promotore di questa esperienza. Sicuramente il supporto della rete è una, deve essere mantenuto per il futuro perché permette a soggetti che fanno cose diverse di parlarsi e di capire chi fa cosa. Quindi diciamo che il mio ruolo in questo progetto come tutor è stato un po' quello di unire insieme tutte le risorse in base alle richieste che ci arrivavano dalle persone fragili in difficoltà, dalle persone anziane. È un lavoro che dà molte soddisfazioni, prima di tutto perché essendo gli anziani scegliendo di stare a casa propria uno cerca di dare una mano a una persona che ha bisogno e in più riceve molto da queste persone, perché la mia esperienza personale ho trovato delle persone che ti danno l'anima, contenti di poter rimanere nel loro ambiente familiare. Fondazione Cassa di di Cuneo è sempre molto vicina da sempre al territorio, al tessuto sociale che il territorio esprime e in particolare proprio per questi progetti di assistenza sociale e in particolare le, eh, le forze della Fondazione Cassa di di Cuneo sono rivolte negli ultimi anni sempre di più alle eh, classi un pochettino più disagiate e in particolare agli anziani, proprio come in questo caso per la presentazione di questo progetto. Provincia allevatori di Cugno nel 2015 compie 60 anni. Nata nel 1955 per iniziativa di un pugno di soci con un organico all'osso, da allora l'APE è cresciuta fino a diventare un'organizzazione complessa e strutturata che oggi conta oltre 2500 associati e più di 80 dipendenti fra tecnici impiegati e controllori di campagna. A pensarci bene, i nostri antenati, quando hanno messo in piedi questa associazione, erano pochi allevatori con pochi dipendenti. E poi siamo arrivati a un grande traguardo di 2.500 associati. Quindi è stata un'attività molto intensa, molto partecipata. Ma soprattutto la provincia grande contiene anche tanti allevatori. Era giusto poter offrire questa, queste possibilità ai nostri associati. I pensieri, i presupposti per il futuro? Altri 60 anni di vita, ovviamente, quello che auspichiamo tutti. L'APA come si propone nel futuro? Ma guardi. Noi qui eh, abbiamo una grande opportunità. L'APA ormai non si chiamerà più APA, si chiamerà Associazione Regionale Elevatori perché così è stata costituita per spending review da parte del nostro Ministero. Quindi per mancanza di fondi noi ci siamo riorganizzati e abbiamo offerto a tutti gli allevatori del Piemonte questa possibilità. Noi siamo convinti che questa attività continuerà. Continuerà soprattutto perché noi qui siamo nella culla della razza piemontese, quindi noi abbiamo un patrimonio di razza piemontese straordinario. L'associazione ormai accorpata in questo modo sarà più forte di prima, potrà offrire agli allevatori con meno finanziamenti pubblici e senza andare a chiedere troppi sforzi agli allevatori la possibilità di continuare nella selezione ma soprattutto nella tracciabilità dei prodotti che ormai è molto importante, qualsiasi prodotto che produciamo sia latte sia carne o i suoi derivati hanno bisogno della tracciabilità e il nostro sistema permette di dare questa tracciabilità perché va tutti i mesi nei nostri allevamenti a rilevare i dati per poterli trasmettere alla sicurezza alimentare. Quindi Chiavga, cambierà il nome ma non cambierà l'intento e i fini della vostra associazione? Di sicuro non cambia l'intento della nostra associazione. E poi devo anche dire che io ho salutato i nostri allevatori della provincia di Cuneo con l'assemblea dei 60 anni dove... Ho anche annunciato che verso la fine dell'anno noi andremo a fare un'assemblea straordinaria dove accorperemo le strutture, tutto il patrimonio dell'Apa di Cuneo nell'Arap, quindi l'Arap avrà sede regionale a Cuneo sicuramente con le sue strutture dove saranno per sempre dei nostri allevatori, quindi i nostri allevatori possono stare tranquilli che l'attività continuerà, ci sarà un futuro sempre più importante, sempre più impegnativo per garantire ai nostri allevatori eh, il miglioramento genetico che è importante ma soprattutto poter garantire la tracciabilità dei prodotti. Alcune malattie vegetali hanno inciso sull'economia del mondo e di alcuni paesi così come sulla sua vita. Come mai fare un libro proprio su queste? Ma era da tanto tempo che desideravo raccontare la storia delle malattie delle piante perché molte malattie delle piante, basta pensare alla peronospora della patata, hanno veramente cambiato l'economia eh, di un paese, d'Irlanda, hanno costretto milioni di persone a emigrare, milioni di persone morte di fame e ancora oggi le malattie delle piante... Magari nei paesi industrializzati non causano più morte e carestie, ma causano problemi economici enormi. Noi abbiamo vissuto la, il fenomeno della batteriosi su kiwi solo qualche anno fa in Piemonte: più di mille ettari di kiwi sono stati spiantati, ora stiamo vivendo la crisi nel Salento dovuta alla batteriosi dell'olivo. Quindi il senso di questo libro era. E spiegare al grande pubblico, perché il libro è indirizzato proprio al grande pubblico, eh, il ruolo sociale della patologia vegetale, quanto sia attuale il mestiere di fitopatologo e come le malattie delle piante possano veramente cambiare l'economia di un paese, ancora oggi, o comunque di un'area geografica. Io amo le piante. Ho conosciuto Maria Ludovica Gullino in un occasione di un premio, il premio Bujanen che abbiamo preso nel 2011. E le ho chiesto di pubblicare con me un libro sulle piante. E lei mi ha subito risposto: Ma un libro sulle piante per me eh, non è difficile, ma sulla malattia delle piante. E chi lo compra un libro sulla malattia delle piante? Allora io le ho subito detto: è importante invece far capire qual è la malattia delle piante. E così è nata l'idea di spore. Spore eh, che intanto, come ha già detto la professoressa Gullino. Eh, è divulgativo, viene, viene data la possibilità di conoscere quali sono state queste malattie che hanno cambiato il mondo e l'economia ed è bello che i bambini sappiano anche che cosa bisogna fare, chi è un fitopatologo e questa è stata un po' eh, questa mia idea e quando io ho pubblicato questo libro anche i distributori erano un po' titubanti così dicendo ma a chi interessa un libro del genere? Invece c'è molto interesse, non solo c'è interesse, bisogna farlo capire questo interesse perché è importante, le piante sono importanti e fanno parte della nostra vita. A Torino, tutte le domeniche e lungo la settimana, Coldiretti organizza una serie di mercati di campagna amica con i produttori agricoli in vendita diretta. I mercati domenicali dei produttori e quelli pomeridiani di Torino e nei comuni della provincia hanno contribuito a rendere il capoluogo subalpino la capitale dei Farmer Market all'aperto. Da quando Coldiretti ha deciso di investire sull'immagine, sull'utilità dei farmer market, dei propri coltivatori, Torino è diventato un pochettino la capitale di questa tipologia di iniziativa. Ogni domenica del mese è presente su una delle piazze storiche di Torino, uno dei nostri mercati, al quale partecipano i produttori col diretti che vendono direttamente i loro prodotti oppure i loro trasformati. Si è deciso di investire su questo format in modo tale da avvicinare l'agricoltura al consumatore finale, perché il consumatore possa capire attraverso le aziende agricole chi il prodotto lo coltiva e la campagna la vive veramente. Quali possono essere e qual è l'importanza dell'azienda della, dell agricola? rispetto al territorio, rispetto alla qualità dei prodotti e all'importanza di quello che la gente mangia e consuma quotidianamente. I mercati di Campagna Amica ogni domenica sono su una piazza differente della città di Torino. La prima domenica siamo in Piazza Palazzo di Città, la seconda domenica in Piazza Giardini Cavour, la terza domenica abbiamo ben due mercati, uno in Piazza Madama Cristina e l'altro in Piazza Solferino. La quarta domenica ci troviamo invece su Piazza Bodoni. I mesi che hanno una quinta domenica siamo inoltre sul, sempre su Piazza Solferino. Eh, oltre ai mercati domenicali a Torino abbiamo altri tre mercati durante la settimana, mh, sono tutti mercati pomeridiani, come anche sul resto della provincia, dove contiamo eh, ben 16 mercati eh, sparsi su tutto quanto il territorio. Per la maggior parte si svolgono al pomeriggio, eh, tranne alcune eccezioni a sabato mattina. Torniamo all'argomento principe della puntata, l'asparago, vediamo come viene coltivato e commercializzato. Noi oggi siamo a Ceresole d'Alba dove ci vogliamo occupare della coltivazione dell'asparago. Siamo in un'azienda vorrei dire specializzata proprio nella produzione di asparagi, in quanto qui avete eh, quanta, quanta superficie dedicata? Ma attualmente all'incirca coltiviamo 30-35 giornate di asparago, ovviamente eh, l'asparago prima di essere tagliato necessita di tre anni di tempo di attesa e quindi attualmente tagliamo sulle 20 giornate circa. Ecco, Parliamo un attimo del ciclo dell'aspargo, cioè come, come si fa la coltivazione dell'aspargo? Sì. La coltivazione dell'aspargo è abbastanza particolare perché ehm, il primo anno si piantano le zampe, le cosiddette radici, si depongono nella terra, dopodiché si deve aspettare almeno due o tre anni per poter raccogliere i primi frutti. I primi anni si lascia crescere la vegetazione e in inverno si procede con uno sfalcio e si lasciano gli stocchi in campo. Mentre dal terzo anno in avanti iniziamo con la raccolta, il primo anno sui 15-20 giorni e poi a partire dal quarto anno si procede per tutto il corso della campagna che la stagione inizia solitamente all'inizio di aprile e termina la prima settimana di giugno a seconda poi anche un po' del tempo di primaverile come, come accompagna. Ecco, un campo di asparagi che vita ha diciamo normalmente? Ma eh, quando hanno iniziato i nostri genitori una aspargiaia durava all'incirca 15 o 20 anni, adesso purtroppo i tempi si sono ridotti un po' vuoi la malattia, un po' anche eh, dovuto al personale che ovviamente la sparga è una gemma che cresce sotto terra e quindi se non si è delicati col coltello la spargia, si accorcia comunque la vita della spargiaia e quindi all'incirca noi siamo sui 7-10 anni di vita. Ecco oggi eh, voi praticamente qui abbiamo tutte le famiglie, no? Diciamo la vostra famiglia che eh, insomma eh, qui era qui stava raccogliendo, vi abbiamo eh, fermati un attimo, ecco ma eh, avete anche mano d'opera immagino? Sì, eh, ormai la, noi siamo in sei familiari quindi siamo già una forza lavoro abbastanza importante, però ci dobbiamo affidare a dei raccoglitori stagionali, specialmente per quanto concerne la raccolta, perché poi al pomeriggio la confezione riusciamo a gestircela un po' di più noi, però comunque, ovviamente ci affidiamo del personale esterno. Ecco, le cure culturali: per noi abbiamo sempre come dire, i consumatori no? che dicono, ma come fanno? Fanno trattamenti? Insomma, è, un, è una pianta, voglio dire, ehm, abbastanza eh, semplice da, da tenere dove si richiede molta manodopera e pochissima chimica, se vogliamo. Insomma. Sì, l'aspargo è una lavorazione strettamente manuale, cioè si fa tutto a mano dalla raccolta alla cernita, alla selezione, al confezionamento. Eh, noi procediamo con una concimatura prima di iniziare la raccolta e terminiamo, poi terminata la raccolta, si procede di nuovo a concimare l'aspargiaia e a trattare e intervenire poi con il diserbante per evitare che le infestanti eh, impediscano alla, alla pianta di vegetare bene durante il periodo. Ad estivo. Direi che però l'impatto ambientale è veramente basso. Sì, l'impatto ambientale è sicuramente molto, molto, molto basso. Ecco, voi siete eh, due famiglie, due cugini adesso che insomma, avete un po' preso le redini con i vostri genitori dell'azienda che avete una formazione scolastica completamente al di fuori del settore, no? eh, Ecco, parliamo un attimo anche di questa, perché insomma, giovani, eh, magari fino a qualche anno fa pensavate di fare gli ingegneri o fare chissà cosa, invece adesso avete fatto questa scelta, ecco, parliamo un attimo. Ma io penso di parlare a nome di tutti e due, abbiamo avuto la fortuna che i nostri genitori ci hanno eh, spinto comunque a proseguire gli studi dopo le superiori, entrambi ci siamo laureati, sicuramente abbiamo cresciuto il nostro bagaglio culturale, però entrambi terminati gli studi abbiamo proseguito il lavoro iniziato più di 30 anni fa ormai dai nostri genitori e cerchiamo di portare quel pizzico di teorie di, di gioventù che, che possa crescere la nostra azienda. Ecco, tutto questo serve veramente a crescere perché l'entusiasmo poi alla fine sta un po' alla base di tutto, no? certo. Abbiamo una buona base alle spalle, e sicuramente con eh, la nostra esperienza, che non è quella dei campi, ma è quella magari se vogliamo dei libri di scuola, sicuramente riusciremo a, a migliorare, se possibile, la, la nostra attività. Bene, questa è la coltivazione dell'asparago. Avete visto la raccolta, eh, come avviene. Noi adesso vi lasciamo. Riusciamo ad altri argomenti per trasferirci nel locale dove appunto avviene il confezionamento per avviare poi gli asparagi al consumatore finale. Ci vediamo dopo. Noi siamo sempre a Ceresole d'Alba dove, come avete visto, dopo la raccolta l'asparago viene in qualche modo portato dentro questo capannone per essere lavorato e avviato al mercato al consumo finale. Allora, che cosa succede all'asparago appena esce dal campo, diciamo, nei, nelle cassette che esce dal campo? Sì, l'asparago viene raccolto al mattino e durante la mattinata per due volte viene portato a casa in questo magazzino e gli asparagi vengono stoccati in questa cella frigorifera. Per essere raffreddati a una temperatura di circa 4C, e successivamente al pomeriggio eh, vengono confezionati. Ecco, la confezione consiste nel misurare diciamo, gli asparagi, cioè capire eh, un attimino eh, come, come, come funziona cioè, questo tipo di oro. Allora, qui abbiamo la nostra cassetta che è uscita eh, dalla cella frigorifera. Cosa gli fate dopo? Sì. Questo qua è il tavolo dove gli asparagi vengono suddivisi in base al calibro e in base alla lunghezza e successivamente, eh, dopo questa divisione, gli asparagi vengono confezionati eh, da degli, degli operatori. Ecco, facciamo vedere come, come funziona. È un'operazione totalmente manuale, in tutte le fasi sia di raccolta che di confezionamento. In questo momento sto togliendo l'asparagina e... E L'asparagino è questo qua più piccolino diciamo? L'asparago più fine, sì, e viene tolto dagli altri e gli, asparagi, e gli asparagi storti che presentano qualche difetto. Poi gli asparagi vengono sistemati sul tavolo, come vedete ci sono diversi colori su, su questo tavolo, ogni colore rappresenta una lunghezza diversa dell'asparago e eh, ogni lunghezza viene posta in una cassetta che verrà presa da un operatore che è sistemato là e realizza la confezione per, per la vendita finale. E quindi questi mazzetti da quanto sono? E facciamo due tipi di confezioni: una non pesata per ambulanti, commercianti, negozi e ristoranti, ed una invece pesata eh, da mezzo chilo per la grande distribuzione. Quelli non pesati eh, variano in base alla lunghezza, abbiamo uno stampo e il peso può variare dai novetti etti a un chilo e kg, in base alla lunghezza dell'asparago. Ecco, quello più lungo vale di più o quello più corto? No, non c'è assolutamente differenza di valore eh, per quanto riguarda la lunghezza, ogni, ogni consumatore finale ha, eh, ogni, ogni, no, ha il suo gusto e quindi ha delle esigenze diverse. Quello più piccolo no, è più corto, non è più tenero? No, non c'è no. diversità, no. L'asparago poi come vedete è, è tagliato con molto... Con pochissimo bianco e quindi si mangia praticamente fino al fondo. Ecco, adesso abbiamo finito la cernita, sì. diciamo così, che cosa succede? Sì, una volta finita la cernita, gli asparagi, eh, suddivisi in base alla lunghezza, vengono presi e sistemati eh, eh, dietro il tavolo dentro queste cassette, ognuna delle quali rappresenta una lunghezza diversa per eh, ogni singola confezione. Ecco, qui siamo al tavolo, diciamo, del confezionamento. No? ecco Ovviamente c'è stata la cernita, l'asparago è arrivato qui dentro la cassetta e cosa succede? Sì, in questa cassetta è già diviso per lunghezza e in questo momento l'operatore sta confezionando un mazzo di quelli per eh, il commercio al, al dettaglio, e negozianti e rist ristoranti. Ecco, però vedo questa qui, eh, diciamo così, acciaio, mentre questi qua sono colorati, c'è una ragione? Sì, c'è una ragione perché quello appunto è lo stampo, quello che ho appena descritto, mentre questo qua invece è lo stampo più piccolo, quello per il mazzo da mezzo chilo che viene eh, in precedenza pesato e, e viene utilizzato per la grande distribuzione. Ecco, qui adesso vediamo il signor Piero, che poi è il papà, eh, il, il, il capo della, insomma, di, 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 di tutta questa azienda familiare. Ecco, qui eh, ecco, lei si sistema in questo modo e poi cosa fa? E poi col filo gli faccio il giro attorno per chiuderlo fermare il mazzo e poi sopra gli metto l'elastico e con la, la targhetta eh, dell'asparago quindi viene tutto diciamo, etichettato fino ad arrivare a questa eh, confezione il mazzo finito è sostanzialmente questo sì. con l'etichetta della vostra azienda ecco in fondo questo filo che tiene e l'elastico sì. che sì. tiene per chiudere le punte eh, sulle estremità ho capito, ecco e poi tutto questo viene eh, messo dentro appunto questi contenitori e pronto per essere avviato? E pronto per essere avviato al mercato. Allora, al destinatore finale, sì, destinazione finale? Sì, sì. Ecco, qui abbiamo eh, l'esemplificazione dei, dei, dei quattro tipi, diciamo. Esatto, qua ci sono eh, su questo tavolo le quattro lunghezze del, dei tipi di confezioni che realizziamo eh, qui in azienda. Questa è la confezione quella più lunga che è all'incirca 22-23 cm, mentre questa qua è la più corta che è circa 16-17 cm. Ho capito, mi dicevi che prima di essere posati nel, nella cassetta, come abbiamo fatto vedere prima, eh, voi fate ancora un lavaggio? Sì, prima di essere confezionati eh, per essere eh, spediti, eh, gli asparagi vengono immersi dentro, dentro queste vasche dove eh, eh, si cerca di eliminare i residui di terra eh, che gli asparagi contengono. Dopo l'immersione dentro queste vasche per, per alcuni minuti, gli asparagi vengono ancora eh, vengono incassettati. Ecco allora, gli asparagi sono stati lavati e adesso c'è l'incassettamento. Sì. Gli asparagi, dopo essere stati immersi dentro queste vasche, vengono confezionati in questi plateau, eh, 5 mazzi per ogni, per ogni cassetta. Dopo essere stati incassettati eh, subiscono ancora un, un ulteriore lavaggio eh, sotto un getto d'acqua e sono, si può dire che sono definitivamente pronti per essere venduti. Torniamo all'argomento principe della puntata, l'asparago, vediamo come viene coltivato e commercializzato. Noi abbiamo visto oggi come vengono prodotti, coltivati e poi confezionati gli asparagi. Ecco quindi qui sono pronti per essere avviati al mercato. Abbiamo detto i vostri clienti in generale, insomma. Sì, spaziamo, siamo abbastanza trasversali per quanto riguarda la vendita, ci occupiamo sia direttamente con la grande distribuzione. E... Che anche con il consumatore finale, eh, come ad esempio l'agrimercato di Cuneo, oppure il consumatore finale, qua direttamente in cascina e a quindi, casa. Quindi diciamo tutte le occasioni di contatto per voi sono valide, ecco è una cosa che avete sviluppato in questi anni? Certo, sì, abbiamo cercato di eh, servire tutti i nostri clienti in modo ottimale, cercando di andare incontro soprattutto alle loro esigenze che in questo, in questo periodo sono cambiate notevolmente. Ecco, Piero, è iniziata molti anni fa la vostra esperienza no? siete sì. andati sempre in crescendo, ecco, specializzandovi. Sì, abbiamo sempre cercato di migliorare, fare il nostro meglio per insegnare ai nostri giovani di continuare la nostra attività che abbiamo iniziato diversamente Anni fa, tanti anni fa. Insomma, quindi c'è dell'esperienza anche dietro. Sì, sì, c'è tanta esperienza perché è da 30 anni anche più che facciamo questo lavoro qua. E anche tanta passione allora. E anche tanta passione perché ci vuole tempo e passione proprio. Ecco, è proprio questa eh, riuscire a valorizzare questo lavoro e questa passione. Oggi noi incontriamo qui eh, la rappresentante di Presto e Fresco, la responsabile dei, dei freschi cosiddetti, ecco, dei del reparto freschi, ortofrutta eccetera. Ecco, allora il eh, ragionamento è un pochino questo, cioè come si può trasferire al consumatore attraverso le vostre imprese, i vostri negozi, i vostri supermercati eh, questa passione, questa, anche, mh, come dire, questa cura nel produrre eh, in questo caso un ortaggio. Diciamo, modelita, ecco se vogliamo. Ma eh, con una filiera molto corta, eh, cosa che noi stiamo facendo con eh, Agrisviluppo, cioè il prodotto deve eh, avere pochissimo passaggio ed arrivare immediatamente eh, nella struttura di vendita. Quindi solo in questo modo si può apprezzare la bontà del prodotto e la tenerezza del prodotto. Perché poi voi oggi avete anche eh, l'esigenza di dare il prodotto a un prezzo accessibile, nel senso che da una parte il produttore ha dei costi come abbiamo visto nella coltivazione, dall'altra voi avete l'esigenza di insomma non eh, perché la crisi c'è insomma è inutile negarlo e quindi sì, la crisi c'è, giustamente come dice lei, è inutile negarlo. Quindi eh, mentre abbiamo questi splendidi mazzi che hanno un certo peso, noi dobbiamo trattare eh, una tipologia eh, più contenuta di prodotto, cioè un prodotto solo da mezzo chilo per poter dare una battuta accessibile a tutti i consumatori, perché eh, questo prodotto che abbiamo visto adesso è, è per negozi specializzati praticamente. Però nel nostro piccolo eh, se eh, il produttore ci accompagna riusciamo anche noi a dare la qualità giusta al prezzo giusto. Ed è una scelta che Presto Fresco ha fatto, cioè quella di lavorare almeno sull'ortofrutta sul prodotto locale il più possibile. Insomma. Sì, dove, dove possiamo e dove voi ci accompagnate, eh, sì, noi abbiamo scelto di lavorare sul prodotto locale il più possibile. Ecco, allora. mi... Abbiamo anche eh, fatto una scelta sul settore ortofrutta che è quella di dare uno spazio specifico. Lo faremo adesso quando voi cominciate con tutte le nuove produzioni locali. Daremo uno spazio specifico a banco per tutto quello che è prodotto locale, evidenziandolo bene. Quindi il consumatore lo può individuare? Lo può individuare, assolutamente sì. Ecco, Milone, Agrisviluppo tenta di, eh, come dire, di concentrare e di distribuire la logistica, insomma, ecco, di stabilire questi contatti tra chi consuma e chi produce, chi vende, insomma. Sì, il nostro obiettivo è quello di valorizzare i prodotti locali, valorizzare i prodotti dei nostri soci e quindi cercare di spostare l'attenzione direttamente sulla faccia del produttore. In questo caso siamo in un'azienda leader per quanto riguarda il prodotto asparago. Ma il nostro obiettivo è quello di, quando c'è il prodotto, fare in maniera che il supermercato lo sappia e ce l'abbia. Cioè, L'asparago noi cerchiamo di portare quando c'è il nostro, non facciamo commercializzazione ma valorizziamo soltanto ed esclusivamente i prodotti del territorio. Quindi quando il prodotto c'è cerchiamo di valorizzarlo e per fortuna abbiamo trovato dei buoni partner quando li sono nella linea del, dei supermercati presto fresco. Ecco, la cosa importante da dire è che a volte si tende un po' ad annullare o ad, off o ad offuscare no? l'origine, diciamo quindi il produttore. Ecco, In questo caso invece Agrisviluppo valorizza molto questo ed è un po' diciamo così la strategia anche che poi Presto e Fresco intende attuare. No? Assolutamente sì, valorizzare il prodotto del territorio. Cioè, poi io in questo credo da sempre, quindi sono proprio un fautore di questo modo di operare. E questa è anche una soddisfazione per voi, cioè vedere nei supermercati che comunque insomma. La vostra azienda il vostro lavoro viene in qualche modo visto e riconosciuto. Certo, da diverso tempo, infatti, abbiamo cercato di rendere riconoscibile il nostro prodotto con un'etichetta che viene apposta appunto su, tutti i, su tutte le confezioni in modo che il consumatore finale eh, possa eh, rintracciarci e sapere completamente la provenienza del, del prodotto. Bene, noi restituiamo la linea della regia e così da... ringraziamo ecco, gli amici di Ceresole che ci hanno dato dato la possibilità di vedere da vicino la coltivazione dell'asparago.